Sono sicuro al 100% che una di queste abitudini ce l'hai pure tu. Andiamo subito a vedere quale. Ciao ragazzi, io sono Branf e in questo canale mi occupo di finanza personale, crescita personale e investimenti. Io vi ricordo che ogni giorno alle 13 su questo canale esce un nuovo video, quindi iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica e quindi nessun video. Se poi volete supportare il mio duro lavoro e far sì che questo video venga visto da più persone possibili, lasciate un like e condividete il video. Le sappiamo le abitudini classiche: dormire poco, fumare, mangiare tanto e queste qui. Ma ci sono alcune abitudini che forse non ci fate caso, ma sono veramente le abitudini deleterie. Per esempio, la prima, che nessuno si aspetterebbe, ovvero esagerare tanto con lo sport. È vero, bisogna fare attività fisica, bisogna allenarsi, bisogna muovere il corpo, non bisogna mai stare fermi. Fa bene al cuore, fa bene alla salute, è importantissimo fare attività fisica. Ma come sappiamo, il troppo non fa mai bene. Se dopo l'allenamento cominci ad avere dei dolori forti, capogiri, nausea, per molti atleti, sì, questo sembra un segno di aver lavorato bene, ma il nostro corpo ci sta dando un chiaro segno, ovvero allenarti di meno. Se il tuo obiettivo è quello di costruire il muscolo e far crescere sempre di più, allora sì, questo fa parte del gioco. Ma se il tuo obiettivo è avere la massima salute possibile, ottenibile, no, non devi sentirti in questo modo. Un'altra abitudine sbagliata che non sapevi di avere è quella di farti la doccia calda. Soprattutto se soffri di emicrania, farti una doccia calda non è la soluzione, in quanto l'acqua calda è dannosa per i vasi sanguigni che irrorano il cervello. Per esempio, l'acqua calda dopo un'attività fisica può provocarti del malessere. Inoltre altera il film idrolipidico della pelle, che previene tutte quelle infezioni, quindi diventerai ancora più sensibile alle infezioni. Poi farsi una doccia fredda ha milioni di benefici e li vedremo magari in un altro video, tra cui il maggior recupero muscolare. Il tuo muscolo lo recupererà molto velocemente dopo un allenamento e comunque ti sentirai bene con te stesso. La terza abitudine sbagliata è assumere tante calorie liquide: succhi di frutta, concentrati, bibite energetiche, birra, vino, alcol in generale. Sono tutte calorie inutili, calorie liquide, in quanto all'interno di esse ci sono zuccheri a rapido assorbimento. Vanno subito in circolo nel sangue, ma mancano di tutti quei nutrienti che gli alimenti fisici hanno, come le fibre, e in più non interferiscono con il nostro senso di sazietà. Certo, se beviamo 3-4 litri di una bevanda saremo super sazi, staremo per scoppiare, ma 4 litri è davvero tanto. E comunque dopo poco, andando in bagno, comunque aspettando un po', ti sentirai poco sazio, come se non avessi mangiato nulla. E quindi questo ti fa assumere calorie inutili che comunque ti faranno mangiare dopo, quindi doppie calorie. La quarta abitudine sbagliata è quella di precrastinare, che è il contrario di procrastinare. Quindi la tendenza ad affrontare un problema il prima possibile, così da rispettare le scadenze e di essere sicuri di essersi tolti quel peso. Il problema sta appunto in questa fretta, in questa superficialità che potrebbe avvenire durante questo periodo, in quanto se vuoi finire il lavoro il prima possibile per togliertelo di mezzo, non farai del tuo meglio. Se hai questa tendenza, ti raccomando di focalizzarti sulla qualità del tuo lavoro piuttosto che sul farlo in fretta o sulla quantità. La quinta abitudine sbagliata è quella di non imparare da persone diverse da te. Spesso sono le persone lontane dal nostro ambiente, molto più diverse da noi, che fanno delle scelte che noi non faremmo mai, che possono insegnarci qualcosa. Non dobbiamo mai precluderci la possibilità di conoscere queste persone e di scoprire cosa hanno da dire. Delle persone che magari sottovalutiamo in certi ambiti potrebbero aiutarci in altri. Quindi non ragionare per schemi e sii curioso di conoscere più persone possibili. Però devi stare attento a non perdere troppo tempo con persone totalmente inutili. Diciamo una via di mezzo. Un'altra abitudine sbagliata è quella di badare troppo ai saldi. Ragazzi, i saldi sono solo marketing, non stai risparmiando assolutamente niente. E non perché magari il prezzo era più alto prima. Adesso ti spiego cosa avviene nel tuo cervello. Mettiamo a caso che ci sono una serie di magliette che tu vuoi tantissimo, ma magari costano 30 euro l'una. Con i saldi una maglietta invece
invece costerà 10 euro. Tu a quel punto vai al negozio, arrivi lì e dici: ok, spendo 50 euro, mi prendo 5 magliette, top offerta. Invece di spendere 150 euro, ne spendo 50, appunto. Qual è il problema? Se avessi comprato quell'unica maglietta che volevi a 30 euro, avresti risparmiato 20 euro, in quanto ne spesi 50 per 5 magliette che magari manco ti servono. Magari te ne serviva solo una, due massimo, ma perché spendere così tanto? Appunto, solo perché ci sono i saldi. Quindi sì, i saldi vanno bene se ragioni in questo modo e sai cosa fare, ma in linea di massima non andare troppo a rincorrere i saldi. Se devi comprarti una cosa, compratela. Un'altra abitudine sbagliata che sono sicuro che molti di voi hanno, tra cui io, è quello di fissare il frigo aperto. Magari i frighi moderni non hanno questo problema, se già hai un frigo più vecchio, tenerlo aperto ti fa consumare molto di più. Adesso non sono cifre esorbitanti, si parla di pochi euro, ma comunque è una spesa inutile. E per cosa? Apri il frigo, vedi cosa c'è, lo chiudi e pensi: non ha senso stare lì tre ore a guardare il frigo aperto. E pensare che se vivi da solo, ok, lo fai solo tu, ma se vivi con altre persone lo fai tu, lo fa tua mamma, lo fa tuo padre, tua sorella, tuo fratello. Quindi diciamo si accumula questo dispendio di energia inutile. L'ottava abitudine sbagliata è quella di comprare i caffè fuori. Non so se ci hai mai fatto caso, ma per un espresso al giorno spendi circa 30 euro al mese e quindi 365 euro l'anno. Pensando che te ne prendi in media 2 o 3, 365 per 3. Ed è una grossa, grossa cifra che, se investita, può darti un grossissimo ritorno a lungo termine. Quindi o te lo prepari e te lo metti, non lo so, guardate qui, una cosa. Te lo metti qui dentro in una borraccia di vetro, oppure non lo bere. Il caffè non è che fa poi così tanto bene al nostro corpo. Devi prediligere il fatto di dormire bene, di dormire 8 ore, 7 ore, 9 ore, quante ore ti servono per il tuo organismo, ed evitare completamente il caffè durante la giornata. È una cattiva, cattiva abitudine. Ok ragazzi, detto questo, finisce il video. Queste erano le 8 abitudini sbagliate che non sapevi di avere. Forse all'inizio ho detto 10, boh, mi sarò sbagliato. Comunque, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Avete qualcuna di queste abitudini? Fatemelo sapere, mi raccomando, io rispondo a tutti. Boh, poi potete essere perfetti e non avere nessuna di queste abitudini. Io vi ricordo che ogni giorno alle 13 su questo canale esce un nuovo video, quindi iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati sulle ultime notifiche e non perdervi nessun video. Se poi volete supportare il mio duro lavoro e far sì che questo video venga visto da più persone possibili, lasciate un like e condividete. E noi come sempre ci vediamo a un prossimo video.